Il campionato italiano Formula 4 2019 ha trovato il suo re. Senza grandi sorprese, ma confermando un incredibile trend positivo, Dennis Hauger si laurea campione della categoria con un round di anticipo. In realtà, per via del meccanismo degli scarti, il giovane fenomeno norvegese dovrà, al minimo, schierarsi al via della gara di Monza. Solamente una formalità, quindi, mentre la matematica dice che per la prima volta il titolo della Formula 4 Italian Championship Powered by Abarth va ad un norvegese e per la prima volta in casa Van Amersfoort. In gara 1 ci siamo girati, ma penso che avevamo il passo per vincere anche quella. Nelle altre due siamo solo stati attenti e le abbiamo portate a casa. Penso che a questo punto io sia campione. Una sensazione davvero ottima. Volevo solo ringraziare il team e tutti quelli a casa, amici, famiglia. Ho vinto e sono davvero contento. Team e pilota hanno davvero meritato questo alloro, migliorando costantemente le prestazioni in pista dopo un burrascoso avvio a Vallelunga, fino al dominio impressionante visto nelle ultime apparizioni. Anche al Mugello, pista notoriamente ostica, Hauger segnava tre pole position, con distacchi ben superiori al mezzo secondo su compagni e rivali. E poi andava a vincere due gare, sempre per distacco. La tripletta gli veniva negata solo dall'ingresso della safety car, mentre conduceva con distacco, e dal conseguente contatto al restart. Altrimenti avrebbe amministrato quello che era già un cospicuo vantaggio, fino alla bandiera a scacchi. Un contatto causato dall'altro protagonista di questo campionato, Gianluca Petekov. Nel disperato attacco al restart, con pista che andava ad asciugarsi, Petekov, dopo aver percorso all'esterno di Hauger la San Donato, allungava disperato l'attacco in curva 2, allargando verso la parte umida dove perdeva la sua Tatus, toccando anche Hauger che si girava. Un disastro. Hauger a fondo gruppo e 10 secondi di penalità per Petekov. E sì che il brasiliano aveva cominciato la stagione 2019 come aveva concluso la 2018, vincendo e inanellando podi a raffica. Purtroppo, all'emergere del talento di Hauger, qualcosa si è rotto. Petekov ha subito nel modo peggiore questa rivalità, cominciando a commettere errori superflui e perfino banali, oltre che a perdere parte della velocità mostrata a inizio anno, mostrando una fragilità di nervi che non deve appartenere ad un campione. Una fragilità che ha spalancato la porta non solo ad Hauger, ma anche al rookie compagno di squadra di Petekov, il giovanissimo Paul Aron. Estone, 2 anni più giovane, è un 2004, velocissimo e affamato. Al Mugello Aron vinceva gara 1, quella in cui Petekov portava in testa coda Hauger, e andava al podio in gara 3, restando sempre davanti al compagno di colori, e dichiarando: «Ora a Monza voglio puntare al secondo posto in campionato. Sarà un piacere vedervi lottare».